Però c'è un freebooter Dave. Lo capisco, è come se mo entra uno e tu pensi, ma to, questo è come me, però è più giovane, è più bello. La Entra, vanità. qua c'è una competizione con le donne, Sì. no? È più bello, cioè, fino a un certo punto. Infatti, secondo me, cioè, è più bello Patrizio. Ma Posso anche perché dire? uno giustamente può dire, beh, cosa? Comunque ho i miei anni, però mi porto bene. Sì, c'ho la mia esperienza in più, Cioè, no? a 17 anni, 20 anni, ovvio che tutti Non sanno abbiano la manco fa pelle qualcosa. perfetta, no? No, ma magari ci avranno la pelle perfetta, ma magari non hanno ancora la tecnica, non hanno ancora Certo. il shower. Mi hanno detto che c'è anche un altro streamer che mi vuole simulare qui a Riccione. Fa di tutto per simularmi, ma non ci arriva al Goat. Fa di tutto però. Ho sentito che c'è uno streamer a Riccione, mi avete scritto voi. Ma Lucas King ha mai nominato Patrizio durante le sue live? O Patrizio sta semplicemente rosicando No, che perché rosicchio. magari qualcuno gliel'ha scritto in chat? Cioè, No. sta rispondendo a una provocazione antecedente o ha iniziato lui? Ma non erano amici una volta, mi ricordo male Boh. sta cosa. Erano amici. Poi il Vediamo. Goat penso che ormai sia Rubino, poi sta pure là Ehi, in non esagerare, quella che zona, Rubino, quindi a da. maggior ragione, cioè, non c'è di che sta a Dai, Roma e basta, sì. sta. Opera dove. Vuole copiare, però non ci arriva, ragazzi. Il Goat è il Goat. Ubi. Di King 891. Patrizio Luca mi ha detto che preferirebbe stare a destra al posto di sinistra, ti va bene. E poi ha detto che ti vuole limonare così ti fa vedere come si fa. Ma io non limono con i denti, non lo so chi è. Vabbè, se erano amici, magari potrebbe pure essere una cosa, una gag, un accordo. Poi che ne sa come limona? Cioè, Beh. nel senso, è una cosa che avviene un po' inside, no? No, L'hanno fatto insieme, no, credo. Nel ci sono senso, i si sono baciati feedback. tra loro? Secondo me Che sì. sa No, come limona? Si c'è sono dati un bel bacio gay? Kiss Advisor. Beh, se ti sta a Recensione. cuore come uno limona, per insegnargli lo devi limonare. Giusto. Cioè, a me non me ne frega un cazzo se tu limoni bene o meno, ma se mi interessasse ti insegnerei. Ma infatti, ma io li invito a slinguazzarsi a vicenda Ma per mi scambiarci dissocio! consigli, anche per dire Ma quello mi che si tatua c'ha meglio. dissocio! Perché non lo Ma fanno? Lo no, mi faremo a Sansar. dissocio! C'è Bro Party. No, ma cos'è? Com'è contenta! E com'è contenta! Sempre cotto! Posso dare una definizione a questa scena? Santo Dio, sì. Due galli in un pollaio. Greve, Yes. E mo fanno la gara a chi ha il cock Posso prima dire di che mi regallo. fanno molto ridere queste dinamiche maschili. Sì, testosterone che brilla nell'aria come fosse un'aura in Dragon Ball. Patrizio, devi capire una cosa. Se sei il vero GOAT, non devi ripetere ogni 3 Se sei il vero GOAT, non devi ripeterlo ogni 3 secondi. Beh, questo è fattuale. La chat mi preme. Vai a dimostrare complessi di inferiorità. Ti Aia, ha proprio detto. aia, flattation. Se sei il vero goat, dovresti avere il triplo degli spettatori miei. E Patrizio risponde: ma lo sai che faccio più soldi? Quindi sta iniziando la cock No, che succede? fight. Pisellato. Ha vinto lui. Ciao, ciao, grande, hai vinto. Sessualizzare e basta. Non sa parlare di niente, perché avendo vissuto in una stanza tanti anni, io ho fatto esperienze lavorative con gente. Io riesco anche a stare seduto e fare dei discorsi interessanti con la chat. Con Irene non ho sessualizzato, abbiamo fatto 900 spettatori. 900 senza sessualizzare. Non so dire solo che belle manine e da quanto tempo non baci un ragazzo. Io porto la qualità, quella vera, non la sessualizzazione. Ah, Mi
litigate. Aia. Perché ne sto a far culo con gli spettatori. Ne sto a far culo perché io sono a 360. Aia, mi viene da ridere, vabbè, non commento neanche. Che belle manine. Mi viene proprio da ridere. Un ragazzo. Aia. Io riesco a fare dei discorsi decenti. Riesco a portare un contenuto che non c'è. Riesco a sedermi a un tavolo con una ragazza e intrattenere la chat senza sessualizzare. Faccio 500 spect dalla Tiny House parlando di tutto, quindi il Goat è il Goat. Tanto sessuale riesco a farlo anche senza. Ecco perché so forte. Io avrei detto un'altra volta, secondo me, perché comunque ripetita Juvent. Esci dalla sessualizzazione, fai 10 spettatori. 10 ne fai se non sessualizzi. Togli pure quelli che ti prendono per il culo, faresti 30 spettatori. A me no, raga, sta a finire, datemene altro, vi prego. Non ce la posso fare, cioè questa è la mia vita, è diventata la mia nuova serie TV preferita. Verissimo, Davide, perché era tanto che non vedevamo un confronto così ridicolo tra due persone che insieme non ne fanno mezza. Veramente io rimango senza parole. Però le autopresentazioni sono le cose più belle perché dimostrano infinita inferiorità. Vogliono fare un dibattito in un foro, sì, secondo Mr. Flame, un dibattito serio. Vengano qui. Allora, adesso finita la live, scriverò a Patrizio. Confronto in diretta, sì, per però risolvere proprio la questione in maniera tombale. Ti ho già risposto. E non accetto, perché io il dramma su Twitch non lo faccio. Quindi Marra prima era riferita a quello, i messaggi di Marra che mi ha scritto. Non accetto. Vocale di Pinca sottolineatura. Lui a Gallipoli 450 spect, tu nella Taini fai gli stessi spect, Patriz sei Chad. Eh no, Pinca, perché io so solo sessualizzare, non so parlare di altro. Ma guarda un po', io non so parlare di altro. Vi ripeto, sono cose che lasciano il tempo che trovano e vi ripeto, io per non alimentare questo dramma che non fa bene a nessuno, soprattutto a me, non accetto l'invito del Cerbero, perché la vita non è fatta solo di dissing, di dramma, ma io mi voglio divertire nel digitale, quindi non accetto l'invito del Cerbero e ho appena risposto a Marra che non accetto, perché altrimenti si va ad ingigantire una cosa di cui nessuno ne va orgoglioso. Quindi per me il discorso è finito già. Il discorso è già finito ieri, l'altro ieri. Ora perché c'è stata questa reaction del Cerbero, ecco perché sto vedendo cosa hanno detto. Ma per me il capitolo è chiuso. E non sarà più riaperto, perché io ho così tanto da fare per i cazzi miei qua su Twitch che non posso pensare al dramma. Sì, non verrà Patrizio. No, Patrizio è un amico nostro, forse Lucas, non lo so, però... Nessuno, a me non mi prende per il culo nessuno. Cioè lui al Samsara, Patrizio sì, lui se paga, di sicuro non è stato invitato, non lo conosciamo. Togli chi ti mema e togli la sessualizzazione, faresti 50 spettatori. 50 ne faresti. 50. Ma mi deve dissare. Non si rende conto che ne giovo solo io. Il mio canale è più piccolo, grazie. Fatelo continuare al Pierino, al 104, fatelo continuare. Greve! Ma da quello greve! Che dice, ma per come si comporta, mi sa che non c'ha più piccolo solo il canale. 104 greve. È greve, raga. Sì, in effetti, un po' offensivo in genere. Vocale di Matti, sottolineatura Tegame. Pita accetta il confronto con Luca solo se ci sono io come terzo incomodo. No, ho già declinato, Matti, ho già declinato l'invito del Cerbero che mi ha scritto Marra tramite WhatsApp 10 minuti fa, ho già declinato perché a me non fa bene, alla mia psiche non fa bene il dramma, mi conosco come sono fatto, quindi io per fare le cose nel digitale mi devo divertire, tutto qua.